La partita è stata, a mio avviso, più dura di quello che poi dopo il divario alla fine ha mostrato. A differenza di altre volte, credo che fino al terzo quarto la fluidità della nostra manovra, parlo soprattutto dell'attacco, non era perfetta. Tant'è che Pistoia ci ha costretto diverse volte a dei tiri allo scadere. Uno di Stojanovic da 9 metri, un altro di Diner. Dunque, questa è la fotografia di come fino a quel momento la fluidità non era completamente a posto. Poi dopo, come d'altronde il nostro sport tante volte ci permette, no? È la caratteristica poi del nostro sport. La difesa ci ha consentito di aprire molto di più il gioco in transizione. Abbiamo cominciato ad insistere molto di più con i giochi di pick and roll, dove abbiamo trovato dei vantaggi oggettivi, e credo che la mazzata definitiva per Pistoia sia arrivata con le due bombe consecutive di Bruno Fittipaldo. Detto questo, farei una menzione particolare a Tepic. Si è sacrificato, si sta sacrificando in un ruolo che chiaramente non è il suo, ma lo sta facendo con grande voglia, con grande abnegazione, con grande attaccamento a questa avventura nella quale, come dire, si è tuffato da oramai 4 partite. E dunque, tra l'altro, stasera credo l'abbiate visto tutti, ha giocato anche mezzo, non dico infortunato, ma con un colpo, insomma, al naso. Dunque era come dire, stato anche, passatemi il termine, stoico. Dunque una menzione particolare la farei a lui. E niente, credo che nella pre-gara vi avevo detto che avrei voluto una squadra che produceva più azioni di pallacanestro, e penso che stasera in tante circostanze Pistoia ci ha provato a mettere in difficoltà, ma la lettura delle situazioni d'attacco secondo me sono state molto, molto buone, e ci hanno consentito alla fine di prendere un vantaggio importante e che ci consente di fare questo passo avanti in classifica, direi fondamentale, così da tuffarci immediatamente sabato in questo match contro Sassari, che capirete da immediatamente appena finiamo qui di spegnere i riflettori avrà un sapore particolare per noi, perché chiaramente ci può permettere di cominciare a toccare con mano realmente un obiettivo per noi onestamente fantastico. Si sogna, ma immediatamente la mia testa è orientata alla partita di sabato contro Sassari. Sassari diventa per noi la partita per questa prima fase di campionato. Capirete che siamo partiti dove tutti ci dicevano che eravamo i più scarsi d'Italia. Sabato arriva una partita dove realmente, ripeto, vincendola, e cominciamo a toccare con mano una roba che ad agosto ai più era impensato. Dunque noi dobbiamo continuare sulla nostra strada, la squadra deve continuare a lavorare, ma su questo penso di avere la garanzia e la certezza di avere dei veterani esperti, giocatori esperti, dei veterani che ne hanno viste, e non penso che si faranno, che gli tremeranno le gambe, insomma, no? Dunque saranno loro, secondo me, che giorno dopo giorno veicoleranno grande fiducia e faranno capire ai più giovani in che modo approcciare nella maniera migliore la partita di sabato, che quasi diventa uno spareggio questo.